Bentrovati ragazzi, con un caldo afoso e umido, oggi parliamo di prodotti finiti e inizio subito la carrellata. La mia bevanda preferita, bevanda di succo e polpa di aloe vera, questo è un dupe della bevanda che riuscite a recuperare da Esselunga nella versione Originals, che non so come si chiama perché è prodotta mi sembra in Olanda, e questa è la variante con lo zenzero, buonissime, che trovo da Inns e da Penny Market, ottime. Ho lasciato solo la base di questo Esta Tè Zero Limone, vero infuso di tè senza coloranti, senza conservanti, in questa formulazione zero. A noi non è piaciuta, ho fatto sentire anche ai ragazzi che mi hanno dato la stessa versione, quindi o estate normale, che è molto zuccherato però è un imbattibile estate, altrimenti fuzzi tutta la vita. Promuovo anche questo succo al lampone Fanner. Devo essere rigorosa nel constatare che di lampone ce n'è un 20%, ma il succo comprende, oltre all'acqua, il purè di lampone, zucchero, purè di mela, di succo di carota, quindi un mix, poi c'è acido citrico, vitamina C. Quindi un mix di sapori per una bevanda dissetante, è un succo molto leggero, infatti in questo periodo estivo prediligo più cose dissetanti e non polpe pesanti come magari la pesca o l'albicocca, che lascio al periodo invernale o autunnale. Ieri abbiamo parlato di settimana americana e oggi vi faccio vedere la fine di questo sciroppo d'acero, che diverge dalla confezione presente quest'anno perché vedete alla presa qui laterale per versare bene, che poi in realtà non versava assolutamente bene, e a noi piace, è finito e quindi largo al nuovo utilizzo con i nuovi acquisti del Lidl. Gelati Maxi Bon Cookie, amo il Maxi Bon ma nella versione classica, perché la versione cookie con questa parte proprio biscottosa, cioccolatosa, per me personalmente ha dato un gusto molto pesante. Invece il classico Maxi Bon semplice, questo è il dupe di Gelatelli presente da Lidl, è preferibile, cioè la parte solo con la stracciatella è più leggera, qui era molto corposo, molto pesante e tutto, ho faticato io a finirne una confezione. Insomma, i ragazzi mangiano la qualunque, non si stanno a fare tanti problemi, però per il palato di una persona un po' più adulta questi possono risultare un po' più pesanti. Questi ricordano i Maxi Bon, li prendo ogni tanto da Lidl, discreti. San Montana gelati all'italiana sono i migliori. Questi erano 12 coni gelato al gusto vaniglia decorato con granella di croccante di mandorle, gusto croccantino, tra l'altro un'offerta stracciata da Ecom, che è un altro discount, non so se lo avete dalle vostre parti, però 12 coni a 3,99 € era un ottimo prezzo, era quasi ribassato al 40%, questi sono una bontà. Coppa al caffè della linea Gelatelli di Lidl, la ricorda ma non è la vera coppa al caffè, per chi si vuole accontentare può andare, insomma l'ho presa anch'io, però c'è un che di diverso. Un rimasuglio della settimana indonesiana, questi 4 involtini primavera, solo con verdure e ortaggi, mi erano piaciuti di più quelli misti con il pollo. Per i vegetariani questa variante può andare, è molto più delicata, a livello gustativo quelli mixati con il pollo erano più appetitosi. Chili senza carne,
Era appunto il preparato a base di riso con fagioli rosse e verdure, pratico anche da utilizzare o da scaldare in microonde, molto gustoso quello della settimana messicana. Parlando anche con Ombretta, che saluto, lei mi diceva che aveva preso il chili proprio nel barattolo. Io l'avevo già detto in un video sulla settimana messicana, l'avevo comprato l'anno scorso ma non mi era piaciuto, quindi quest'anno non l'ho proprio comprato perché si sente molto la presenza del monoglutamato. Non so, quando ci sono quei sapori che sanno di dado, non mi piace, non mi era piaciuto e non l'ho ricomprato, memore di questo fatto. Invece mi erano piaciuti della settimana messicana questi mini burger vegani a base di verdure, soia e frumento da agricoltura biologica, molto buone, speziate, vedete che ha il simbolino vegano. Questi mi erano piaciuti con questo sapore messicano, con un po' di cumino, ottimi. Molto buone anche le tortillas, mi piacciono molto, queste scaldate in padella, sempre con quella preparazione di mais e fagioli rossi che poi si può preparare anche in casa. Era molto gustosa, soprattutto per farne scorta in previsione delle grigliate nelle sere d'estate. Avere queste tortillas, il mais, questi fagioli rossi magari ripassati con un po' di pomodoro, proprio una bontà. E devo dire che a noi sono piaciute anche molto queste tortillas ripiene con i filetti di pollo cotto a straccetti con peperoni, cipolle, mais e fagioli rossi. Questa era in salsa barbecue e questa in salsa pomodoro, molto gustose, vi ripeto, sarebbe da farne scorta, soprattutto chi ha i pozzetti mega congelatori in previsione delle serate d'estate. Questa era la confezione delle tortillas che io ho preso proprio classiche a mo' di piadina da imbottire, come vedete, anche con avocado e gamberetti, sia con i pomodori fatti così a bruschetta, ottime. Sembrano, ricordano un po' le piadine romagnole, molto buone. Come devo dire che mi erano piaciuti molto questi fagioli rossi mescolati con il mais, che in realtà poi non ci vuole nulla da preparare a casa, basta avere appunto il mais come si trova facilmente così in barattolo, aggiungere, no, a del pomodoro dei fagioli rossi, belli morbidi, diventa una bella salsa. Se vogliamo aggiungere anche un po' di piccante con un po' di peperoncino rosso su una piadina, sempre in tema estivo di grigliate serali, è veramente ottima. Non mi erano piaciute invece tanto queste patatine trovate nella degustabox con basilico e pomodoro. Sapete quelle patatine molto condite che quando mangiate vi bruciano il palato dal condimento, quando sono troppo cariche di gusto? Quindi erano troppo croccanti, troppo cariche di gusto, mi hanno infiammato proprio tutto il palato. Insomma, non la bella patatina classica, fritta, leggera, tipo la pie che una tira l'altra. No. Ottimi invece questi snack della Citterio con il salame e i grissini, ottimi anche per i ragazzi che devono andare magari al mare, si vogliono portare dietro qualche snack. Ho terminato il bulgur con la quinoa che avevo comprato in Provenza, questo è ottimo. E invece non mi è piaciuto tanto questo riso integrale parboiled per le insalate di riso di Eurospin, perché l'unica cosa antipatica ha avuto una cottura di 25-30 minuti. Una cottura così lunga d'estate col caldo è impegnativa. Ottimo il sapore, però in estate questa cottura di 30 minuti mi ha un po' fatto venire l'ansia. Molto buone queste polpettine della My Best Veggie, polpette vegetali al pomodoro che prendo da Lidl, ed erano anche molto buoni questi burger vegetali alla barbabietola con rape rosse. Buone, buone, buone.
della settimana, sempre messicana, del Lidl, ottimo questo guacamole, a noi è piaciuto tantissimo, ha proprio questa freschezza che vi pulisce la bocca, anche se mangiate un po' più saporito e piccante. Questo guacamole capitava proprio a fagiolo, era proprio buono, ci è piaciuto tanto. Mi riprometto sempre di preparare la versione nature casalinga, la farò, ma questa era già pronta ed era comunque buono. Allora vi metto a confronto le insalate che ho preso da Eurospin, le insalate di pollo di Simmental e insalatissime Rio Mare. Queste sono il top, top del top, molto buone, non unte, saporite, sembrano proprio naturali, sembravano quasi cotte a vapore, molto delicate. Insalate di pollo, queste di Simmental sono un, si sente un po' il condimento, io ci sento il glutamato, non so, quella sensazione di dado quando ci sono degli preparati già pronti, non so se rendo l'idea, però una sensazione che non ho ritrovato nelle Rio Mare. Queste sono veramente ottime, sia questa la delizia di mais e tonno che questa orzo, farro e tonno, buonissime. Queste abbastanza salvabili, la messicana, mi diceva anche mia cugina, è molto unta, confermo, molto unta, si perde se le mescolate le insalate di riso. E anche questa insalata di tonno mediterranea dell'Eurospin, insomma, mediocre. Se dovete spendere, spendete qualcosina di più e prendete Rio Mare. Molto buone anche queste barrette ai cereali con cioccolato fondente della Trambolini di Eurospin, ottime per dare anche ai ragazzi se vanno al mare come uno spezzafame salutare. Un ottimo rapporto qualità-prezzo per questo tonno che avevo preso nella settimana iberica, grandi quantità, minor prezzo, maggior convenienza, ottimo il pezzo proprio di tonno grosso da mettere nelle insalate. Quando trovate queste maxi confezioni a 5,99 euro sono da prendere. Questo yogurt Mila del Sud Tirolo, bianco naturale, senza zuccheri aggiunti, questo lo trovo nella grande distribuzione Ipercoop, Conad, Esselunga, purtroppo Lidl non lo ha. Sud Tirolo a livello qualitativo come yogurt e il Trentino sono i migliori, se vi capita prendeteli perché come loro pochi in assoluto. Una cosa, l'ultima cosa vi voglio, questa però è una selezione toscana che si trova da Lidl nella selezione regionale toscana, questi tortelli di patate ottimi, sono veramente ottimi, se vi capita prendeteli e mangiateli perché sono veramente buoni e ripieni con le patate, fantastici. Io per oggi, ragazzi, ho finito, vorrei scappare, farmi un tuffo al mare perché c'è un caldo allucinante, il termometro segnava 36 gradi. Io vi auguro una buona serata, noi come al solito ci vediamo molto presto, un grande bacio, ciao!